Amici, ma soprattutto nemici del canale, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Ieri Claudio Ranieri ha portato il Cagliari in Serie A. Onore al Cagliari e onore anche al Bari, che Ranieri ha applaudito e ha invitato tutto lo stadio ad applaudire invece di fischiare. Un allenatore di altri tempi, un allenatore con la A maiuscola. Un vero allenatore, e non parlo di calcio soltanto giocato, ma parlo anche di essere umano. E questo fatto gli dà, secondo me, ad Allegri 1 milione di punti avanti, molto molto superiore come uomo. Penso che se ci fosse stato lui nella situazione di Allegri, dopo 2 anni di sconfitte, dopo 2 anni di non successi, allenando la Juventus, che è una cosa improponibile, che è una cosa improponibile. Penso che dopo tutto il bordello che sta succedendo, il popolo che è furente, il popolo che sta impazzendo, che vuole a unisono tutti e vuole le sue dimissioni, penso che uno se ne sarebbe andato. Un vero allenatore. E invece purtroppo lui no, ostinato, cocciuto, arrogante, presuntuoso e senza nessun tipo di rispetto, è ancora là, che non vuole dimettersi, non vuole dimettersi e non vuole accettare questa vera, non ver o pre vera o presunta offerta dell'Arabia Saudita. Mettiamo caso che fosse vero, lui non ci va perché sa che una chiamata, diciamo, la provenienza della chiamata è dalla scarpa al chiodo, dove non ci va nessuno, dove ci vanno quelli a fine carriera. Lo capite quello che voglio dire? Dove il calcio non conta nulla. Ma tanto tu, anche in questi 2 anni, hai dimostrato che non sei più nessuno. Non sei più nessuno, è inutile che fai lo spocchioso. Non sei più nessuno, ti può chiamare soltanto l'Arabia Saudita, qualora essa sia vera questa chiamata, perché non sei nessuno. In questi 2 anni hai bruciato un ricordo buonissimo che avevi con la Juventus e hai soprattutto bruciato il tuo futuro. Nessuno ti vuole, perché quello che hai dimostrato in campo con una ottima squadra. Ripeto, la Venus non è seconda all'Inter come rosa, nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta. Non si giudicano i giocatori per quello che hanno dato quest'anno, perché quest'anno nessuno ha dato. Si giudicano i giocatori per quello che possono dare, quello che hanno nel DNA. E Condé purtroppo è morte sicura. E queste le persone che conoscono il calcio lo sanno. Per andare in tendenza, Allegri out anche in Arabia Saudita, questa è una vergogna immane, una vergogna immane, che significa lì che non capiscono neanche come è fatta la palla, lì che non sanno neanche come è fatto il pallone, ma capiscono che Allegri è un allenatore infinito, significa tanto, quindi dai le dimissioni, fai un essere umano. Invece no, però anche tu, cara Juventus, ma il rispetto per questi tifosi dove sono? Ma possiamo aspettare noi una stagione, possiamo iniziare una stagione così, con questa spada di Damocle sulla testa, la possiamo accettare, ma il rispetto per i tifosi dove? Ma è possibile che non riuscite a mettere un Allegri out, vattene fuori dai coglioni alla Condinassa? Ma è possibile che siete così? Così piatti, non avete spina dorsale, mettetelo uno striscione. Allegri ci hai rotto i coglioni, te ne devi andare. Ma può essere che non lo fate, ma come cacchio siete, porca puttana. Dovete essere voi, la protesta dovete farla voi, ma può essere, a me mi sta seccando la bocca, mi sta seccando. E mettetelo uno striscione, un qualcosa. Fate una protesta, è inutile che parliamo, parliamo, parliamo. Cazzo.
No, questo è iniziare una stagione con un soggetto del genere. Ma veramente, ragazzi, ma come si fa? Ma il rispetto per i tifosi dov'è? Dov'è? Questo si vuole fare cacciare, non l'ho capito, non l'ho capito, questo si vuole fare cacciare. Questo vuole solo soldi senza fare niente. Questo vuole soldi. E ripeto, speriamo che le cose veramente evolvano in maniera positiva, se questa cosa sia vera, e se lo portano. E poi si fa esonerare anche là, si fa esonerare, perché là più di 2 o 3 mesi non dura, garantito, garantito. Purtroppo, ripeto, ragazzi, la Juventus, da squadra modello in Serie A è diventata squadra pagliaccio. Questo io non glielo perdonerò mai ad Allegri, ad Agnelli, mai, mai, mai. Ridurmi senza passione, ridurmi senza voglia, ridurmi veramente a non vedere la Venus. Cioè, il concetto è questo, che quando gioca la Venus uno sta male, quando non gioca la Venus sta bene, e ci ha ridotti in questa maniera, non glielo perdonerò mai. Vergogna. E ancora sta continuando, lasciando questo soggetto senza invece fare un colpo di spugna, basta, hai rotto i coglioni, ti diamo 40 milioni e vaffanculo, tanto sono messi a bilancio. Prendete un tutor, un conto, gli fate una proposta, se lui accetta, con un contratto a ribasso, portate un po' di entusiasmo, ma ci vuole una laurea per capire questo, ma ci vuole, io dico, una laurea. Invece no, perché ve ne state fottendo, col culo, col cazzo, che io vi faccio, mi compro qualcosa, neanche un gagliardetto, ma sti c'è ingazzati fino alla fine, forse andate per vincere.